Quest'anno abbiamo il privilegio di avere in esposizione i vestiti della famosissima, non devo dire nient'altro, principessa Grace di Monaco, moglie di Ranieri III, di sua eccellenza serenissima Ranieri III, i quali vestiti molto probabilmente qualche nostro concittadino che fine anni 50, primi anni 60, almeno una ventina d'anni, potrebbe aver visto anche dal vivo, in quanto che i principi di Monaco erano frequenti, diciamo, visitatori della nostra città, sia per passeggiare nelle nostre belle strade, sia per vivere l'atmosfera di una Sanremo che in quegli anni aveva un ruolo particolarmente importante. Questa iniziativa sicuramente è l'ennesima collaborazione tra la Riviera dei Fiori, Sanremo in particolare, e il Principato di Monaco, ed è importante che ve ne siano ulteriori, perché sicuramente i territori hanno le stesse caratteristiche, una cultura molto simile, e sappiamo che molti sanremesi, e non solo, e diciamo imperiesi, sono immigrati proprio al Principato di Monaco, dove hanno contribuito a rendere famoso anche il dottor Principato. Sinceramente sono molto onorata di aver partecipato a questo evento in qualità di curatrice e in qualità anche di critica, perché mi sono permessa, come potrete vedere durante l'esposizione, non solo di scrivere un'introduzione che possa darvi un'idea di quali sono i bisogni che effettivamente troviamo qui in mostra, ma anche un foglio critico che potrete trovare in fondo alla sala e portarvi tranquillamente a casa come ricordo anche di questo spazio espositivo che ha voluto celebrare non tanto una principessa in quanto tale, ma una donna e una figura femminile che ogni volta che si ha a che fare con lei dimostra e comunica che l'importanza della libertà e dell'identità siano fondamentali per creare stile. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che questi abiti in mostra potessero risultare soltanto che uno spunto per tutti noi affinché al di fuori di queste mura possiamo metterci a riflettere su quale effettivo ruolo può avere un'icona. Un'icona che in realtà, io mi occupo di fenomenologia dell'immagine, quindi anche ai miei studenti a livello universitario, che cosa racconto? Racconto che l'icona nasce per un'immedesimazione spirituale, nasce comunque perché si vuole cercare una corrispondenza con qualcosa che non necessariamente risulti nello spazio e nel tempo nel quale si vive e si va al di là. Bene, questo concetto di icona viene trasferito oggi nella società contemporanea, lo usiamo tantissimo per la moda, lo usiamo tantissimo per lo stile, ma fondamentalmente sappiamo davvero perché usiamo questo termine e quindi mi piace poter riportare l'idea che attraverso la figura di una donna che è potuta risultare se stessa e non un soggetto passivo all'interno del Novecento, possiamo effettivamente riconoscere e reinterpretare nuovamente questo concetto di icona. Ho avuto già modo nel corso della conferenza stampa di apprezzare l'iniziativa che ci attende dietro quelle porte. La curatela della dottoressa Flore sarà ineccepibile. Io la apprezzo dalla prima volta che l'ho conosciuta in occasione di un incontro tra associazione, quando l'ho sentita parlare di arte per la prima volta e sono rimasta così colpita che la mia stima in quel momento non è mai stata invariata. Apprezzo altresì, come ho avuto occasione di dire nel corso della conferenza stampa, quello che Confartigianato ha voluto mettere in evidenza, e cioè il fatto bene, il fatto con cura, il fatto con stile e il fatto nell'interesse del pianeta. Questa mostra non è solo un'esposizione di cose belle, di storia, di glamour, ma anche di cultura che riguarda l'ambiente e la sostenibilità. Quindi da qui dobbiamo uscire non solo con gli occhi pieni delle bellezze che vedremo, ma anche con l'ottimo proposito di pensare che forse è meglio avere qualche capo in meno, ma qualche capo fatto bene dai nostri artigiani. Grazie per la vostra iniziativa, grazie a tutti.